Un sequestro preventivo a carico di una società attiva nel settore della panificazione è stato portato a termine dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Reggio Calabria. La società interessata è la Pane Pizza e Fantasia SRL di Reggio, per la quale sarebbe stata effettuata un'intestazione fittizia. Secondo le indagini, infatti, l'assetto societario è di fatto riconducibile ai prossimi congiunti di Antonino Imerti, noto come Nano Feroce, e Domenico Condello, latitante, sin dal 1991. L'ennesima scossa sismica è stata registrata oggi in provincia di Cosenza alle 12.39 con magnitudo 2.1. Sono in tutto 12 gli eventi verificatisi nel Cosentino nell'ultimo mese, di cui gli ultimi 4 in meno di 6 giorni. La Calabria, secondo uno studio di Carlo Tanzi del CNR, sarebbe schiacciata tra le placche europea ed africana, che si avvicinano una verso l'altra alla velocità di 7 mm l'anno, generando fratture nel sottosuolo, faglie che provocano terremoti, ma anche frane. Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, questa mattina è stato a Cerzeto, nel Cosentino, per un saluto augurale agli abitanti della frazione Cavallerizzo, che hanno perso la loro casa nella frana del marzo 2005. Le famiglie si sono trasferite nel nuovo agglomerato costruito nella zona Pianette e sarà il loro primo Natale nelle abitazioni realizzate dalla Protezione Civile. Quest'anno, nella nuova Cavallerizzo, c'è un albero di Natale speciale donato alla comunità dal sindaco dell'Aquila e dal presidente della provincia, un segno di vicinanza tra due popolazioni che hanno condiviso problematiche simili. È il Marca di Catanzaro ad ospitare la mostra di Enzo Cucchi, che ha esposto un progetto del tutto inedito, con oltre 50 opere fra dipinti, sculture e ceramiche realizzate negli ultimi 3 anni. La mostra, a cura di Achille Bonito Olive e Alberto Fizza, è stata inaugurata sabato scorso e rientra nel progetto sulla transavanguardia italiana ideato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Cucchi aggrega forme e materiali eterogenei, uscendo da ogni forma di schematismo, riorganizzando gli spazi del museo attraverso un progetto che apre nuovi interrogativi sul processo artistico e creativo.